In prefettura d'Agrigento, riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al centro del vertice la movida violenta, soprattutto dopo i due episodi avvenuti venerdì e sabato. Una rissa e l'aggressione in un locale. Si punta a rafforzare i controlli. L'inviato Ernesto Oliva. La rissa è cominciata sotto, poi a un certo punto dice che si sono calmati. Poi hanno oltrepassato la tabaccheria, hanno ricominciato di nuovo a pestarsi. La proprietaria della tabaccheria in via Pirandello riassume così la dinamica della furiosa rissa accaduta la notte di venerdì scorso ad Agrigento, in pieno centro storico. 8 i ragazzi già identificati dalla polizia, denunciati per rissa aggravata e sottoposti a DASPO. Uno sconto cruento che sabato notte ha avuto una replica dinanzi a un locale in via Atenea. I due episodi hanno suggerito l'esigenza di convocare un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si è evidenziato che alcol e stupefacenti alimentano la violenza e che il ruolo delle forze dell'ordine viene penalizzato dall'atteggiamento dei cittadini. Quello che si riscontra, ed è questa veramente una cosa che fa anche male, è la scarsissima collaborazione da parte dei cittadini, degli stessi esercenti nei i luoghi dove avvengono queste risse. Il comune di Agrigento non intende intanto modificare l'ordinanza che dispone la chiusura dei locali alle 2 e lo stop alla vendita di alcolici a mezzanotte, divieti che da soli non possono fermare gli episodi di violenza. Si punta per questo a rafforzare la vigilanza con questo impegno. Devo ripristinare la videosorveglianza esistente, già abbiamo più di 70 videocamere presenti o fototrappole. Io ho anche l'intento di aumentare questa videosorveglianza, specialmente nelle vie più critiche della nostra città, del centro storico.